Noi abbiamo conosciuto un'accelerazione tecnologica negli ultimi anni significativa sia per il progresso della tecnologia sia per l'impatto di questo progresso sulla società, l'abbiamo visto tutti. Però sono due questioni fondamentali che non dobbiamo trascurare e sono importantissime sia a monte che a valle di questo ragionamento. La prima è la formazione. Non c'è innovazione senza un investimento sulla formazione e quindi sul capitale umano. Qualsiasi sia il programma di governo, del Parlamento, di un'azienda, di un'associazione, il problema sono le persone. Da questo dobbiamo ripartire e l'altro elemento speculare è la cultura. Non c'è innovazione se non abbiamo un impatto culturale. Vuol dire cambiare la cultura di un paese, lavorare non solo sull'offerta di nuove politiche pubbliche, ma anche sulla domanda, quindi su cittadini e cittadini a partire dalla scuola, che crescendo chiedono un paese più attento all'innovazione. Poi la cultura nel senso anche stretto, come artisti, come nuova produzione culturale, perché abbiamo bisogno di ridare senso a una società che fa fatica in questo periodo storico e che quindi ha bisogno di nuova interpretazione, di nuova lettura.